Italia verso la Spagna, per cui la Grimaldi ha voluto scommettere su un progetto che all'epoca non suscitava subito forte entusiasmo, collegare il sud dell'Italia con il centro-sud della Spagna attraverso la linea Ro-Ro che andasse da Salerno a Valencia, tagliando quindi un arco del Mediterraneo molto esteso, perché non è la stessa cosa collegare Valencia e Salerno rispetto a collegare Savona e Tarragona. E quindi la Salerno a Valencia è stata una delle pioniere tra le autostrade del mare, perché consentiva per la prima volta un'alternativa alla strada per tutte quelle aziende che dal centro-sud d'Italia volessero raggiungere il centro-sud della Spagna, semplicemente imbarcando il camion con l'autista via mare o anche imbarcando il solo semirimorchio, che è l'unità che contiene il carico. L'esperienza ha avuto grande successo, la frequenza della linea, che allora era con una sola partenza a settimana da entrambi i porti, con una nave che poteva trasportare fino a 100 unità, vede oggi la Salerno-Valencia essere operata con 3 partenze a settimana da entrambi i porti, con 2 navi gemelle con una capacità di carico di 4.000 metri lineari che possono portare fino a 250 unità per partenza. E tra l'altro sulla linea Salerno-Valencia si è introdotto dal 2008 anche lo scalo intermedio a Cagliari, collegando quindi Salerno con la Sardegna, ma anche la Sardegna con la Spagna. Prego. Ora, le autostrade del mare è chiaro che non sono solo quelle della Grimaldi, ma anche quelle della Grimaldi, e abbracciano molte aree dell'Europa e del Mediterraneo. Abbiamo cercato noi anche di dare alle autostrade del mare quella continuità con i corridoi europei, TEN-T, che sono stati più volte illustrati dall'Unione Europea. Abbiamo per esempio un asse che va dal Portogallo, da Lisbona, all'Ucraina, a Kiev, può anche intersecarsi con l'autostrada del mare da Barcellona a Livorno, da Berlino su Palermo abbiamo le autostrade del mare che vanno da Genova per Palermo, per Ravenna, per Catania, da Atene verso la Germania ci sono linee che vanno da Patrasso verso Ancona, ma anche da Patrasso direttamente verso Genova, così come quelle da Varsavia per Helsinki, con la linea che noi offriamo dalla Polonia alla Finlandia che va da Gdynia ad Helsinki, che consente di andare via mare anziché fare tutta la strada che attraversa i paesi del Baltico. Questo è lo stato dei fatti oggi, non è molto chiaro probabilmente perché è lontano, ad ogni modo si vede tutta la rete di autostrade del mare che offriamo nel Mediterraneo, sia nella diciamo, area del Mediterraneo centrale verso ovest, quindi Italia, Spagna, Sardegna, ma anche l'area orientale che include Italia, la Grecia e i Balcani. Ora, prima vi facevo menzione di alcune compagnie che fanno parte del gruppo Grimaldi attraverso linee di cabotaggio nazionale, e sulla scorta della linea Brindisi-Ravenna aperta nell'Adriatico nel 2012 si è aperta la linea da Bari a Venezia collegando il sud dell'Adriatico con il nord, e anche la linea Salerno-Genova che è oggi offerta con partenze giornaliere, per cui non si tratta più solo di linee per il collegamento verso le isole, verso altri paesi, ma anche nord e sud dell'Italia, quindi offrire una vera e propria cosa più della Salerno-Genova in autostrada del mare, signori, poiché è una strada che è un'autostrada del mare veramente parallela alla penisola italiana e che offre una soluzione che fino a 2 anni fa praticamente non esisteva. Ora qui vedete più da vicino, queste le possiamo anche vedere magari più velocemente, le linee sulla Sicilia con tutte le partenze verso Palermo e Catania che oggi offriamo, e anche con il trasbordo chiaramente sempre su Salerno si può collegare la Sicilia con la Spagna, le linee che offrono collegamenti verso la Sardegna collegando Cagliari con Valencia e Salerno e Palermo, ma anche nord del nord dell'isola, tra cui Olbia con Civitavecchia e Livorno con Torres con Barcellona, le linee che vanno verso il Marocco, le linee che vanno in Tunisia, una di queste appunto parte da Salerno per il trasporto di merci e di passeggeri, le linee che vanno sull'isola di Malta, considerate che Malta è un'isola molto piccola ma con 500.000 di abitanti e la quantità diciamo di consumi, uno stato a carattere insulare è altissima, per cui è fortissima la domanda di trasporto da parte di questo stato, e le linee con la Grecia, come vedete abbiamo partenze da Venezia, da Ravenna, da Ancona, da Bari, da Brindisi presso i due porti principali, Venezia e Patrasso, prego, prego, e poi le linee che vi avevo appena detto, quelle che offrono nord-sud Italia, cabotaggio nazionale, linee molto originali, sono soltanto dedicate al trasporto merci, per cui non sono linee dove l'estate non si trova posto, ma sono linee dove tutte le aziende dei trasporti che devono muovere
questa direttrice possono tranquillamente trovare spazio per l'imbarco dei propri mezzi. Le linee poi per la Spagna, che sono state soprattutto nei primi anni dall'inizio delle autostrade del mare, Grimaldi Lines, quelle sulle quali si è fatto davvero tantissima spinta, perché come vedete abbiamo da Valencia e Barcellona, che sono porti dove Grimaldi in presente anche con termine di sua proprietà, verso il nord, il centro e il sud Italia. Abbiamo da Barcellona e Valencia per Savona e Livorno, partenze giornaliere, da Barcellona per Porto Torres e Civitavecchia con partenze giornaliere, in questo caso il trasporto è anche offerto ai passeggeri con l'auto al seguito, e da Valencia per Cagliari e Salerno e con trasporto a Salerno, prosecuzione per Palermo, Catania, Malta o Tunisi. Poi abbiamo integrato le linee che collegano la Spagna con l'Italia con quelle che collegano l'Italia alla Grecia, facendo un'unica prenotazione è possibile prenotare due imbarchi dalla Spagna all'Italia, quindi da Barcellona a Civitavecchia e prosecuzione da Brindisi verso Igoumenitsa o Patras, tra l'altro pagando un'unica tariffa scontata. Quindi si fa un'unica richiesta, si paga un prezzo per due passaggi marittimi ad una tariffa scontata, il prodotto che noi chiamiamo Long Bridge. Questo esperimento tra l'altro l'abbiamo proposto anche sul collegamento dalla Spagna verso la Sicilia, perché è possibile viaggiare da Barcellona a Civitavecchia, proseguendo via strada si arriva a Salerno e poi scegliere se andare a Palermo o Catania, sempre pagando l'unica tariffa scontata per due passaggi marittimi. Come facciamo questa attività? Con due tipi di binari.